Ed ecco il via alla sfida con il primo pallone mosso dalle Pennarosa. Si era perso qualche istante nella comunicazione tra ufficiali di gara, coinvolto subito 40. Marinaro riesce a girarsi, si sgancia 40, il pallone per lui, giocato di prima da segna, entra in area 40, che salta un altro avversario, pallone rimorchio col tacco, va vicino a un gran gol Gian Grandi, di sicuro quella delle ultime settimane, quindi vogliono gestire anche questa incognita le squadre in campo. Il pallone è dirottato a centro area per Bai, che viene fermato da Lusini, salvo poi recuperare palla, poi ancora Bai, Bai, il miracolo da parte di Lia Benedettini che si ripete su Michelotti con un pizzico di fortuna. Il Cailungo 40, sicuramente positivo l'avvio da parte del numero 40 appunto del Cailungo, che ora va centralmente dalle parti di Gian Grandi. Mezzadri col sinistro a rientrare, sono 6 giocatori del Pennarossa in area di rigore, si va sul primo dove Stefanelli gira in porta ed è il vantaggio del Pennarossa, arriva a toccare Elia Benedettini ma non può davvero nulla su questa soluzione da breve distanza. Berretti che scava sotto il pallone per negare il contrasto a Gian Grandi, ancora Pennarossa con Zago dalla distanza, un tiro telefonato per Elia Benedettini che non ha problemi ad accartucciarsi. Manuel Muccioli, Righi ancora per Zago, inseguito proprio da Muccioli, il traversone di Zago interessante sul secondo palo, sfila dalle parti di Mantovani, un piede dentro l'area di rigore, punta Mutis, il traversone corto lo raccoglie Berretti che calza di controbalzo col destro, la tiene in gioco, punta Ferrari, lato corto dell'area di rigore, passa Bai con l'esterno sul primo palo, Michelotti anticipato sul più bello, grande occasione per il raddoppio del Pennarossa, club di Chiesonuove in completo nero quest'oggi e che gioca in rapidità dalla bandierina. Mantovani uno contro uno con Marinaro, il cross col mancino, arriva Benedettini in uscita bassa, poi cerca di pescare il jolly dal mazzo ma non lo trova Daniele Conti. La quota per entrare in post season è a portata di mano di entrambe, distante un punto appena per il Pennarossa, 2 per il Cailungo. Bai, il tiro cross che arriva al limite per Stefanelli, destro deviato da Lusini provvidenzialmente. Cervellini che vola ancora 40, un altro sammarinese che è De Biagi, mette giù molto bene il pallone, se ne libera col mancino trovando una splendida traccia per Michelotti che si libera di Cervellini e prova a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Bai in area di rigore, Bai, Bai, Bai col mancino, Benedettini straordinario nel salvare la situazione e tenere a galla il Cailungo ad occupare la posizione di terzino destro lasciata libera nello scacchiere di Protti da Ferrari. Intanto il pallone recuperato dal Pennarossa che raddoppia con Bai, erroraccio da parte di Lusini, al 56esimo il Pennarossa fa 2-0, non perdona Bai, può gestire il pallone e andare alla mano dentro come in questa occasione con Michelotti, tiro deviato ancora Lusini, Zago a terra forse colpito da 40, De Biagi continua l'azione, non trova lo specchio della porta, superfluo la presenza di Cervellini in raddoppio con Lusini a centrocampo e anche il numero 77 sammarinese può andare a far densità in area di rigore. Va Gian Grandi col sinistro, Simone Benedettini strepitoso permettendo a 40 di arrivare in chiusura, Zago in posizione regolare, serve Mantovani che può puntare dentro per Conti che guadagna linea di fondo, Conti l'assist per il 3-0 di Michelotti, azione spettacolare del Pennarossa, 2 slot e altrettanti cambi da spendere e Protte intanto quasi da acrobata, Stefanelli stava per mettere giù un pallone incredibile, Zago non riesce a far filtrare per Bai ma c'è un'altra opportunità per il Pennarossa con Mantovani, secondo palo per Stefanelli che di testa va a cercare l'angolino ma trova la punta delle dita della mano sinistra di Elia Benedettini, si allontana 40, allora andrà in area di rigore e segna, 7 giocatori del Cailungo a presidiare gli ultimi metri d'attacco, palla per Biordi che finisce per anticipare anche Lusini, pallone nuovamente rimesso dietro per Lusini, arriva a concludere Gian Grandi impreciso ma c'è Berretti che gioca di prima dalle parti di Bai, squadre spaccate in due tronconi, Bai può puntare vertice dell'area di rigore, Bai sul secondo palo per la sforbiciata di Stefanelli, miracolo di Elia Benedettini che nega un gol da copertina Mattia Stefanelli, Zago recupera palla su segna che si lascia andare a un tentativo di fallo di reazione,
non riuscendo a mettere giù Zago. Sta a Lusini spendere il fallo prima dell'ingresso in area di rigore. Lusini che era già ammonito e viene espulso al minuto 92. Sul punto di battuta Zago e Bai per cercare di mettere la ciliegina sulla torta in un pomeriggio esaltante per la squadra di Igori. Va Zago, traversa e palla fuori. Vicinissimo al gol del 4-0 il Pennarossa. Titoli di coda, triplice fischio da parte di Uccini che omologa il successo per 3-0 del Pennarossa. A segno Stefanelli nel primo tempo, poi nella ripresa Bai e Michelotti. Vitória do Pennarossa, depois de uma sequência grande aí de derrotas, o Pennarossa volta a vencer, vai para décimo lugar aí com 19 pontos, vai conseguindo se manter ali por enquanto na zona de classificação pela disputa da vaga na Conference League. E vitória em cima do Kailun, que é o lanterna do campeonato, mais um jogo sem vencer, tá numa sequência difícil. Vai precisar melhorar bastante se quiser entrar ali entre os 11 primeiros que vão disputar a vaga na Conference League. Então é isso, galera. Obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Peço que curtam o conteúdo e se inscrevam no canal e compartilhem para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Até a próxima!